Momenti di panico a pane e pomodoro a Bari, quando nella mattinata di sabato 13 luglio un bagnante ha perso la vita mentre era in acqua. La consueta giornata al mare si trasforma così in tragedia per una famiglia del quartiere Madonnella che ha assistito impotente alla morte del parente, un uomo di quasi 70 anni che abitualmente si recava con sua moglie sulla spiaggia cittadina in cerca di refrigerio dal caldo torrido di questi giorni. L'uomo si sarebbe accasciato in acqua distante pochi metri dalla battigia, quando secondo testimonianze avrebbe iniziato a dare segni di mancamento, tempestivo l'intervento dei bagnini che hanno cercato di rianimarlo con manovre di respirazione e massaggio cardiaco, ma ogni tentativo è stato vano. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In spiaggia presenti anche diversi agenti della polizia locale, raggiunti poi dal magistrato di turno per i rilievi del caso. Intanto c'è chi chiede un presidio fisso dell'ambulanza del 118 per poter garantire cure tempestive e urgenti ai cittadini qualora dovessero verificarsi circostanze come questa. Io ho visto dall'inizio, praticamente i bagnini sono stati dei bravissimi soccorritori, non si sono mai stancati di fare i massaggi al cuore e poi è arrivata l'ambulanza. Desidererei che ci fosse sempre un'ambulanza sul posto, perché la gente qui è tanta, bambini, persone anziane, quindi sapendo che c'è un'ambulanza sul posto, arriva subito, penso, e si può salvare la persona. Solo questo chiedo.